ricordo, iscrivetevi al canale Felipe Anderson c'ha voglia di puntare, ne supera uno, e mezzo, Immobile, area di rigore, attenzione, Zaccagni, che è! Protezione della palla esemplare, diagonale a fil di palo, una immobilata ha fatto. Oddio. Che gode Mattia Zaccagni, e la Lazio subito ruggisce al terzo minuto di gioco, prima azione d'attacco della Lazio, fraseggio con Felipe Anderson che è andato a puntare, poi palla tesa per Zaccagni, stop, si gira, tiro bellissimo ragazzi, protezione della palla, si gira in un fazzoletto in mezzo a tre giocatori, azzecca l'angoletto, Lazio subito in vantaggio la Lazio, Meret raccoglie già il pallone alle sue spalle, gol bellissimo ragazzi. Rachmani, avevo detto Ramadani prima, il procuratore mi sbaglio sempre. Siamo a metà del primo tempo, Lazio in vantaggio ad opera del gran gol di Zaccagni. Patrick, Napoli viene a pressare, Patrick, Milinkovic di tacco per Lazzari, arriva prima Felipe Anderson, no. Provava a lanciare Lazzari, la sfortuna vuole che ha preso sulle spalle Mario Rui, se no Lazzari stava in porta, che, ma, la Lazio è velenosa ragazzi. Ma chi è questo? Milinkovic, sceglie la palla, il break della Lazio, Felipe Anderson, 3 contro 3, guarda Luis Alberto, la ricetta è troppo pigra e corta, Felipe, che occasione si è mangiata la Lazio, troppo pigra come palla, mamma mia Felipe mio, che hai fatto Felipe, Lazio potenzialmente lanciata verso il 2-0, c'è un altro errore del Napoli, poi era tutto partito da un recupero straordinario di Milinkovic. Napoli adesso che aumenta la pressione, la bolgia dell'Olimpico aiuta i biancocelesti, rischia tanto il Napoli dietro con i due centrali, eh? Ancora il cross a centro area, Provedelle, non è perché noi abbiamo un portiere da quest'anno, no, perché Provedelle è un portiere, mamma mia, non è stragosa, mamma mia, è un portiere. Provedel aumenta il forcing dei partenopei, la Lazio accetta il pressing alto del Napoli perché sa che se sta rischiando, ma è un rischio da correre, sembra un rischio calcolato perché se supera la prima linea di pressing del Napoli, la Lazio con superiorità numerica scatta l'onda biancoceleste verso la porta avversaria, il sergente mi perde una brutta palla, Milinkovic, Kvaratskhelia, carro, attenzione, tiro, bravo Provedel, incredibile errore di Milinkovic, ce n'è da lui, miseria ragazzi, attenzione perché sta prendendo, attenzione, Felipe ruba palla un'altra volta, Luis Alberto, che è successo? Non era fallo sullo Pogba di Felipe Anderson, dai Felipe, Mario Rui, c'è un buco, manca Cataldi, Kvaratskhelia, piruetta fantastica, tiro, palo del Napoli, cosa ha fatto Kvaratskhelia ragazzi? Angolo Napoli, sta pressando forte il Napoli, Napoli a un passo dal pareggio, si è illuminato improvvisamente il Giorgiano, piroetta su Luis Alberto, si è preparato il tiro, Provedel battuto, palla sul palo, ciao SMG, palla a centrare, colpi di testa, no, non ci credo, è gol, purtroppo è gol, l'occhio di Falco dà il gol al Napoli, ha segnato proprio Kim ragazzi, Provedella aveva fatto un mezzo miracolo e Napoli stava spingendo tanto, angolo di Zielinski colpi di testa e vabbè, se l'occhio di Falco ha dato il gol è gol, no, brucia quel passaggio di Felipe Anderson per Luis Alberto, Madonna, Immobile non è stato servito una palla buona per Immobile, e l'arbitro in questo preciso istante manda tutti nello spogliatoio, finisce 1-1 il primo tempo, dobbiamo essere corretti, risultato giusto, eh? Incredibile il break del Napoli, oh, attenzione, la palla passa, mamma mia che ha fatto Provedel, uscita miracolosa, salva la Lazio, attenzione un po', Luis Alberto, Anghissà, poi bravo scivolata, poi diventa un passaggio per Osimhen che scarica per Giorgiano, solita giocata, se beve Lazzari due volte,
Cucchiaia, colpo di testa, Provedel! Miracolo di Provedel un'altra volta! Mamma mia! Che... Mamma mia, ragazzi, con la punta delle dita l'ha presa! Il portiere, ragazzi. Ragazzi, devo dire la verità, al contrario di quello che pensavo, se la Lazio sta ancora pareggiando lo deve al suo portiere. Patrick la prende male, Patrick Osimhen, palo del Nau, ragazzi, la Lazio non c'è, la Lazio non c'è più, la Lazio non c'è, tocca fare qualcosa, ragazzi, veloci, due cambi che cambiano, danno la scossa, Lazio è entrata malissimo, Napoli è entrato benissimo in campo, ancora Napoli, attenzione, Osimhen, sbuca alle spalle di Romagnoli, Osimhen, palla al centro, Provedel, attenzione, attenzione, no ragazzi, c'è una differenza abissale, cosa si è mangiato questo qua, Caraviglia, come cacchio ti chiami, tre occasioni da gol per il Napoli, 5 minuti, serve qualcosa dalla panchina, la Lazio non c'è, la Lazio non c'è, la Lazio meriterebbe di perdere finora, adesso sono d'accordo con Giacomo, perché questi 5 minuti sono stati, guarda, se è mangiato Farasella, come cazzo si chiama, mamma mia che si è mangiato, ragazzi, mamma mia, Napoli due occasioni da gol, due pali fuori, Luis Alberto non deve dire a Luis Alberto, perché una partita assolutamente scialba la sua, Lazzari scarica a destra per Felipe Anderson, Felipe Anderson, Felipe Anderson, palla tesa, Vesino, palla alta, grande palla di Pipe, Cataldi cammina, non tiene più le distanze tra i reparti, Osimhen, area di rigore, tiro da Osimhen, ribattuta, via, la Lazio soffre, Sarri leva subito Cataldi che cammina, Lazio stroncata, divisa in due, ragazzi, difensori e poi centrocampo attacco, Lazio in barca, ragazzi, ed è appena cominciato il secondo tempo. Tra le linee, quello che vi dicevo poco fa, va a vuoto Romagnoli, Osimhen contro Romagnoli, Osimhen fa tutto come gli pare, tiro, madonna che parata che ha fatto Provedel, terzo miracolo di Provedel, angolo Napoli, Provedel ci salva, terzo miracolo di Provedel, ragazzi, il Napoli meriterebbe il vantaggio, c'è poco da fare, Lazio in trincea, Anghissà, Vesino, no, gol del Napoli, difesa messa malissimo, e Kvaratskhelia porta, lo devo dire, meritatamente in vantaggio al Napoli, ragazzi, Lazio KO. Patrick la prende di testa, Lazio è proprio in confusione, la Lazio non sa giocare, guarda che stronzata dei Romagnoli, niente, la Lazio non è lucida, ragazzi, butta via palle su palle, le regala in continuazione, Lazio nel pallone più totale, ragazzi, ma guarda che sfortuna, vediamo un po', la Lazio ci riprova, prova per forza di inerzia, bella Felipe Anderson, forse era fuori gioco, fuori gioco Felipe Anderson, non era fuori gioco, ragazzi, il salvataggio di Rachmani è miracoloso, non era fuori gioco, ragazzi, bella palla per Sergente, la Lazio ci prova, Felipe Anderson, arriva Lazzari come in treno, Felipe Anderson per Lazzari, Lazzari gomitata, ammonito Milinkovic, gomitata su Lazzari, non l'ho voluto vedere, no, c'è la VAR che sta a vedere, fa vedere, attenzione, Felipe Anderson lancia Lazzari, ragazzi, braccio aperto, questo è calcio di rigore, fa vedere, questo è rigore tutta la vita, questo è rigore tutta la vita, braccio allargato, rigore tutta la vita, calcio di rigore, sta a far giocare, sta a far giocare, no, zitto un po', aspetta, però non c'è la VAR, ragazzi, Salvatore è uguale, ha allargato il braccio pure solo qui sul petto, è rigore, non è che rigore nettissimo, per me era rigore netto, ragazzi, però non c'è la VAR, no, vergognoso, ladroni proprio, ladri, che ladri. Non c'è la VAR, ragazzi, ho dei dubbi pazzeschi su sta situazione. Lo stadio è una bolgia.
Cataldi, palla tesa a centrale, colpo di testa, Meretta, miracolo! Meretta, miracolo! Lazio a un passo dal pareggio! Lazzari, palla per Milinkovic che la carezza, Lazzari attacca lo spazio, Milinkovic con la suola, Milinkovic! La dice che non è rigore, però no, Milinkovic chiede scusa, Milinkovic dice subito che non è giusto, che non è rigore. No, no, Lazio non c'è proprio, mamma mia, Napoli proprio ne approfitta, fa come gli pare, la Lazio sta facendo degli errori clamorosi, clamorosi, nel pallone più totale. Lazio che nel secondo tempo, ragazzi, ne ha fatto un cavolo, a parte lo del miracolo di Meret. Basic alla battuta, sembra buona, mamma mia, mamma mia, grande angolo battuto da Toma. E Meret la butta in angolo dall'altra parte, ragazzi. Questo sicuro va fuori, è a girare. Attenzione, Toma Basic, c'è ancora palla tesa. Il Napoli, oh, tiro da distanza. No, 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 devono fermare il gioco perché ha preso una in testa, giusto? Per Di Lorenzo, che fa una grande giocata. Si è buttato, non era fallo, non era fallo. È ammonito. No, vabbè, oddio. Ammonito Sarri, ammonito Sarri. Chi ha ammonito? Ma chi ha ammonito? Ha ammonito Sarri! Fatta vedere che fallo che ha dato! Fatta vedere che fallo che ha dato! Non l'ha toccato, non l'ha toccato! Pedro, Pedro, limite dell'area di rigore! Pedro! Fuori da un soffio! No! No! È arrivata l'accelerazione di Pedro! Palla sul fondo, ragazzi! Lazio è uscita tanto così, ragazzi. Yusai. Oh, oh, 4-4-4. Immobile. Immobile. No! Immobile. Egoista. C'era Pedro solo. Egoista, Immobile. Egoista, Immobile. C'era Pedro solo a sinistra. Grande egoismo de Ciro, ragazzi. Ed è finita la partita. Il Napoli, ragazzi, merita di vincere. Il Napoli gli sta stretto pure il 2-0. Cioè, ragazzi, è indiscutibile la superiorità del Napoli oggi. Il Napoli ha strameritato di vincere. Complimenti al Napoli. Napoli di un'altra, proprio nettamente superiore alla Lazio. Lazio che deve continuare a lavorare. Noi tifosi dobbiamo rimanere assolutamente ancorati a questa squadra. Sono le serate difficili queste, ma io ricordo sempre che stiamo al 3 settembre e non me la sento proprio di fare drammi, per niente proprio. La Lazio non è una squadra di brocchi. La Lazio a livello di gioco è la prima partita che toppa in maniera pazzesca. Quindi complimenti al Napoli, assolutamente. Noi ci dobbiamo leccare le ferite, come giusto che sia, però ripeto, assolutamente niente drammi, per favore.